Partirà da Piazza Municipio sabato pomeriggio alle 16 il Mediterranean Pride of Naples, corteo per la rivendicazione dei diritti civili della comunità LGBTQ. La manifestazione, organizzata dal Comitato Campania Rainbow e dal Comune, avrà come tema quest'anno il corpo ed attraverserà via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito per fermarsi in via Partenope all'altezza di Castel dell'Ovo. Il corteo sarà guidato dalla cantante napoletana Monica Sarnelli, madrina di questa edizione. È il Pride del Mediterraneo, dedicato anche a tutti i temi di inclusione del Mediterraneo, per cui il luogo del porto, il luogo dove i napoletani sono emigrati e ora accolgono gli immigrati, è un luogo altamente simbolico. E poi è anche il luogo del Palazzo di Città, è il luogo dove in qualche modo è il riconoscimento dello Stato sulle unioni civili che sono arrivate lo scorso anno. I Pride vanno fatti perché non sono soltanto una sfilata, come qualcuno li chiama, ma sono praticamente un'espressione politica, è una manifestazione politica il Pride. Infatti ogni anno noi diamo un tema, quest'anno è il tema del corpo, no? Perché proprio quel, mentre abbiamo già ottenuto le unioni civili, non abbiamo ancora avuto il matrimonio egualitario, però quello che vogliamo mettere in evidenza è proprio il corpo in quanto tale, che è differente all'interno del movimento LGBT, perché sapete tutti che parliamo di gay, lesbiche, trans, intersessualità, eccetera, per cui noi vogliamo ancora una volta chiedere il diritto di essere, no? Quello che siamo attraverso il nostro corpo e non soltanto attraverso le idee. Il corpo è un elemento rivoluzionario e allora abituare le persone al fatto che i corpi occupano lo spazio pubblico, che i corpi esprimino una dimensione politica, perché ogni corpo espone a una domanda di che cosa ha bisogno, che cosa può un corpo. Ecco, questo credo che sia un elemento importante e centrale, perché è un processo lungo quello, perché è un processo che riguarda l'educazione della città, cittadinanza, educazione al rispetto della libertà di ciascuno di esprimere la propria, non solo il proprio orientamento sessuale, ma il proprio desiderio di libertà. Il mio è comunque un invito a continuare a rimanere mano nella mano, perché Napoli è una città accogliente, una città inclusiva, e soprattutto non c'è nessun altro modo di contrastare questo tipo di problematica se non stare mano nella mano per la città. La visibilità prima di tutto.